Gentili signore e signori, buongiorno e benvenuti a questa giornata che è dedicata alla riapertura delle collezioni egittologiche e da Bresciani, con l'inaugurazione della mostra Dall'Egitto a Pisa, Gaetano Rosellini e le sue collezioni, e del nuovo allestimento degli spazi espositivi. L'evento inizierà a breve, con l'intervento del rettore dell'Università di Pisa, il professor Paolo Maria Mancarella, a cui seguiranno quelli degli altri relatori oggi convenuti. Successivamente i relatori e le autorità si sposteranno al primo piano del Palazzo Mazzarosa in via Sanfrediano 12, a meno di 100 metri da qui, per il taglio del nastro del nuovo allestimento delle collezioni egittologiche e la mostra, che è stata resa possibile grazie al prestito di tre reperti della raccolta dell'opera della primaziale pisana. A turni si potranno visitare le collezioni fino alle 15 e dopo tale ora ci sarà l'apertura al pubblico con prenotazione consigliata. L'ingresso sarà in ogni caso gratuito per tutta la giornata. La chiusura oggi sarà eccezionalmente alle 19. Si ricorda che a causa delle norme vigenti l'ingresso alle collezioni è contingentato e per questo sarà necessario fare dei turni. Parlerà ora il magnifico rettore, professor Paolo Maria Mancarella. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Bello rivedere un po' di persone qui in presenza, ma un caro saluto anche a tutti quelli che ci seguono da remoto. Non vedo l'ora di rivedere quest'aula piena, e oggi probabilmente lo sarebbe stata. Io vi do davvero il mio caloroso benvenuto qui, in questo rinnovato Palazzo della Sapienza. Saluto il professor Salvatore Settis, il segretario generale dell'Opera Primaziale del Duomo, e l'assessore Pierpaolo Magnani, che ringrazio per essere qui, e naturalmente saluto tutte voi e tutti voi. Grazie davvero per esserci. Io credo che la giornata di oggi abbia un valore altamente simbolico per la nostra comunità, quello delle ricorrenze che nel ricordarci da dove proveniamo svolgono un ruolo importante, importantissimo, nell'ispirare la nostra azione quotidiana. Esattamente 60 anni fa iniziava la storia delle collezioni egittologiche dell'Università di Pisa. È un anniversario che abbiamo voluto ricordare e festeggiare in modo particolare con una mostra, veniva ricordato prima, Dall'Egitto a Pisa, Gaetano Rosellini e le sue collezioni, con un nuovo allestimento che siamo tutti ansiosi di vedere, voluto dal nostro presidente del sistema museale di Ateneo, la professoressa Chiara Bodei, che saluto con affetto, ci conosciamo da una vita, Chiara, e che ringrazio per lo splendido lavoro che ha fatto in questi anni per valorizzare tutto il sistema museale, devo dire, ma in particolare questa che è una delle nostre più pregiate eccellenze. Ecco, basta una visita a Palazzo Mazzarosa per capire come queste collezioni siano una delle importanti risorse scientifiche e culturali del nostro territorio, per questo da valorizzare anche da un punto di vista turistico. Guardate, proprio ieri mattina, il Senato accademico ha ratificato un protocollo d'intesa con il comune di Pisa, improntato alla promozione internazionale della città di Pisa e del suo territorio, centrato proprio sulla valorizzazione, del grande patrimonio storico, scientifico e artistico custodito, dalla nostra università, dal suo sistema museale. Di cui queste collezioni sono senz'altro uno dei gioielli più preziosi. Ecco, allora cominciamo da qui, Assessore, cominciamo da qui a dare attuazione a questo protocollo, da uno dei tanti tesori che sono nascosti nella nostra città, una raccolta che ci narra una storia fatta di passione, di dedizione, di amore per lo studio e per la ricerca, e che non a caso si lega oggi al nome di una delle personalità scientifiche che maggiormente ha contribuito al prestigio della nostra università, Edda Bresciani. Edda Bresciani, che mi piace cogliere questa occasione per ricordarlo, è stata la prima donna d'Italia a laurearsi in egittologia, correva l'anno 1955, e 13 anni dopo la prima ad occupare
quella cattedra all'interno della nostra facoltà di lettere, dove peraltro fu anche la prima donna di ruolo. Parliamo sempre di più di questioni di genere. Beh, Edda ha dato il via, ha dato il via a questa bella tradizione. Però quella delle collezioni egittologiche è anche una storia che ci ricorda da dove arriva il primato del nostro Ateneo e di Pisa nel campo dell'egittologia. Non bisogna dimenticarci che noi abbiamo ospitato il primo corso di laurea in Italia in questa disciplina, nell'autunno del 1825, che a tenerlo fu niente meno che Ippolito Rosellini, il quale lo sappiamo, insomma lo sapete tutti, insieme a Champion, a Lepsius, affiancò queste persone nella celebre spedizione franco-toscana in Egitto e Nubia. Ecco, Ippolito Rosellini da considerarsi uno dei fondatori dell'egittologia moderna, oltre che naturalmente padre dell'egittologia italiana. Io non ho chiaramente qui il tempo, né sarei in grado di farlo, io sono un informatico, quindi di farlo come si deve, di ripercorrere la sua carriera. Così non posso che affidarmi proprio alle parole della professoressa Edda Bresciani, che in un suo saggio ci ricorda come Rosellini non fu un pioniere dell'egittologia, ma uno storico, un filologo, un egittologo, insomma un egittologo nel senso pieno e moderno del termine. Possedeva già, quindi in altre parole, quella formazione multidisciplinare che l'egittologia richiedeva e che qui a Pisa sarebbe diventata un modello proprio grazie a Edda Bresciani, a cui si deve a tutti gli effetti la nascita di quella che oggi possiamo definire la scuola pisana di egittologia. Una scuola erede della lezione di Rosellini, oggi tenuta viva da Marilina Betrò e da Flora Silvano, entrambe nostre docenti di egittologia e civiltà copta, che saluto anche loro con tanto affetto e che ringrazio per tutto il lavoro che fanno. Siete voi, sono loro che... Margherita, non lo sa com'era quella canzone... sono proprio loro che più di altri hanno saputo raccogliere il testimone di Edda Bresciani. Lo conferma anche il fatto che oggi ricoprono due cariche che in passato furono proprio di Edda. La professoressa Betrò è presidente del comitato scientifico del Museo Egizio di Torino, mentre la professoressa Silvano è l'attuale direttrice scientifica delle nostre collezioni egittologiche. Ecco, tutto ciò, lo capite bene, concorre a rendere ancora più importante la collezione oggi custodita a Palazzo Mazzarosa, e nata grazie all'ascito nel 1962 in nome di sua madre, Laura Virga, dal generale Picozzi, discendente proprio della famiglia Rosellini. Un primo nucleo di un centinaio di pezzi a cui negli anni si sono aggiunti molti altri reperti grazie a importanti donazioni come quella di Michela Schiff Giorgini, mecenate e archeologa assolutamente fuori dall'ordinario, tanto che il nostro Ateneo nel 1971 le conferì la laurea honoris causa, facendolo entrare d'onore nella nostra comunità. Nel tempo poi non sono mancati acquisti significativi come quello dei 1500 ostraca demotici, avvenuto nel 1965, è fondamentale per ricostruire la storia dei commerci tra l'Egitto e le Osie in epoca romana. E poi reperti frutto degli scavi e delle ricerche in Egitto che hanno caratterizzato l'attività della nostra università a partire dal 1966, data che fissa in un certo senso il nostro ingresso nell'archeologia militante, no? Questo ancora una volta naturalmente grazie a Edda Bresciani, che in quell'anno fu chiamata a dirigere gli scavi dell'Istituto di Papirologia dell'Università di Milano nel Fayum. Ecco, la mostra che abbiamo organizzato in occasione della riapertura odierna delle collezioni dopo il loro riallestimento e poi è poi impreziosita, come veniva ricordato prima, da tre reperti inediti provenienti dalla raccolta dell'opera della primaziale pisana, che ce li ha generosamente prestati, e qui voglio ringraziare tanto il professor Settis, che il suo presidente Pier Francesco Pacini, recente premio Fibonacci
della Camera di Commercio e naturalmente il suo segretario generale Gianluca De Felice. Così come ci tengo davvero col cuore a rivolgere un profondo ringraziamento a tutto l'Ateneo, che in questi anni ho avuto l'onore di dirigere. Se è stato possibile riallestire queste collezioni, lo si deve innanzitutto a un bellissimo lavoro di squadra che ha visto più settori della nostra università lavorare insieme, lavorare davvero in squadra, dando prova ancora una volta di quel forte senso di appartenenza e di unità che caratterizza questa meravigliosa comunità. Ho parlato anche fin troppo, non voglio togliere il tempo ai prossimi interventi. Vi ringrazio di nuovo per essere qui e vi auguro una buona visita al nuovo allestimento delle nostre collezioni egittologiche. Grazie. Prende la parola Gianluca De Felice, segretario generale dell'Opera della Primaziale Pisana. Buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti del presidente dell'Opera Primaziale Pisana, il dottor Pacini, e della deputazione dell'ente. E vi ringrazio il rettore dell'università di questo invito e di questa opportunità. Vorrei iniziare questo mio breve intervento ringraziando la Chiara Modei, con cui abbiamo collaborato in questi giorni con spirito di amicizia e di collaborazione, e quindi desidero partire proprio da questo ringraziamento a Chiara. Sono un po' emozionato perché dopo mesi e mesi di grandi difficoltà dovute alla pandemia, a chiusure di musei, di monumenti, a grandi difficoltà, trovarmi oggi a inaugurare con voi uno spazio espositivo mi dà un certo brivido, dato che sono stati appunto mesi molto difficili. In questi periodi ci siamo fatti coraggio portando avanti la nostra attività di manutenzione della piazza, del complesso monumentale e delle opere, richiamando una frase di Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Ce la siamo detta più volte, ci siamo guardati più volte negli occhi ed è stato un punto di forza, convinti che la bellezza fosse proprio l'elemento che doveva farci coraggio. E dato che c'è il professor Settis oggi, mi piace ricollegarlo ad una sua bellissima mostra che fece, mi sembra, nel 2008 a Mantova, dal titolo La forza del bello. Credo che quella mostra aveva proprio questo obiettivo, di dire che il bello è l'elemento che deve farci coraggio e deve portarci avanti in ogni momento, anche nei momenti più bui. Oggi parlare quindi di una nuova esposizione con la presenza del rettore dell'università, dell'amministrazione comunale, di illustri docenti presenti e dell'Opera del Primaziale, quindi un'unione di comunità, credo che sia significativo oltre appunto che bello. Due parole proprio di dire perché l'Opera Primaziale ha una collezione tanto piccola ma significativa egittologica, perché fu un dono che Gaetano Rosellini desiderò fare al Camposanto, cioè si ritenne di inserire nel Camposanto questa collezione che Carlo Lasinio allestì in un modo molto significativo, almeno così mi dicono, perché chiaramente ho letto le cronache di allora, nel transetto nord del Camposanto. Purtroppo la guerra porta cose brutte e una granata, come sapete, distrusse il Camposanto, quindi quella collezione fu portata nei depositi dell'opera. Però poi ha ritrovato il suo splendore in un grande progetto che l'Opera Primaziale realizzò con la caparbietà del professor Toniolo, cioè la realizzazione del Museo dell'Opera del Duomo. Prima acquisendo lo stabile, che allora era un monastero femminile, e poi costituendo una commissione scientifica di altissimo livello, presieduta dall'architetto Dossà, con la presenza della dottoressa Piancastelli, allora soprintendente, con il professor Caletaca, con il professor Baldini, Mino Rosi, coordinato dall'ingegner Bentivoglio, allora direttore tecnico, e dalla dottoressa Barachini, che oggi voglio ricordare con grande affetto perché ci ha lasciato recentemente ed è stata una persona che ha dato grande lustro alla Piazza del Duomo attraverso i suoi studi, ma soprattutto attraverso la sua passione che aveva verso l'Opera del Duomo e la Piazza del Duomo.
quindi oggi la voglio ricordare con grande affetto. E, ecco, in questo percorso museale queste collezioni egittologiche trovarono il loro spazio nell'ultima sala. E devo dire, sia da studente, poi dopo nel mio ruolo di segretario amministrativo, mi ha sempre fatto piacere trovare questa collezione che non aveva sostanzialmente nulla di rapporto con la Piazza del Duomo, ma collocata lì, in quello spazio conclusivo, quasi a significare che la piazza era qualcosa che andava oltre il suo perimetro, mi ha sempre dato una certa emozione di andare al di là di quello che il museo rappresentava. E poi collocata nel vecchio appartamento di Carlo Lasinio aveva un significato altrettanto importante. Andiamo un pochino più nel recente, perché l'Opera del Duomo, come sapete, poi ha deciso di riallestire il museo, che è stato inaugurato a ottobre 2019, purtroppo dopo poco è stato chiuso a causa della pandemia. E in questo riallestimento il comitato scientifico, composto dal professor Colareta, il professor Caleca e la professoressa Pasquinucci, insieme agli architetti che ci hanno dato un grande aiuto, Natalini, anche lui purtroppo recentemente scomparso, gli architetti Magni e Guicciardini, fu deciso in accordo con l'Opera di dare grande risalto a tutta la parte medievale, in modo particolare la scultura, e di togliere dal museo le parti antiche, compreso questa collezione, a un patto molto importante, cioè che l'Opera si impegnasse innanzitutto a dare la possibilità agli studiosi, ai ricercatori e agli appassionati di poter comunque vedere queste opere nei propri depositi, ma soprattutto la possibilità un domani di poter creare un nuovo allestimento delle antichità. Ecco, questa operazione il presidente Pascini l'ha già annunciata, cioè è quello di voler realizzare uno spazio espositivo negli ambienti che erano dove era conservato il ciclo degli affreschi del Trionfo della Morte, e c'è un comitato scientifico diretto dal professor Settis che sta lavorando proprio per questo. Quindi la piazza si arricchirà di questo grande spazio, appunto, dedicato alle antichità. Ecco, quindi la richiesta che è arrivata dall'università, da Chiara Bodei, si è inserita in questo percorso lunghissimo, difficile, affascinante, che ho riassunto in pochi secondi perché i relatori sono tanti e poi non vi voglio annoiare. E per l'Opera Finanziale non è stato assolutamente difficile dare il suo assenso, perché proprio questo spirito di collaborazione e di volontà di far emergere il bello credo che sia il punto di forza non solo dell'Opera ma di tutti noi. Grazie di tutto. Segue adesso l'intervento di Pierpaolo Magnani, assessore alla cultura del Comune di Pisa. Allora, grazie a tutte e a tutti per questa occasione. Il magnifico rettore prima ha parlato di momento simbolico. Io sono completamente d'accordo con lui e aggiungo un altro elemento a questo fatto, un altro fattore per cui questo, a mio avviso, è un momento simbolico. Qui ci sono diversi testimoni di un impegno che io ho assunto fin dall'inizio, dal momento in cui mi è stata data questa possibilità di ricoprire questo ruolo all'interno del Comune di Pisa e per la città di Pisa, considerando come una missione proprio quella di far di tutto per creare sinergie tra tutte le grandi eccellenze di questa città, che sono tante, e quindi andare a superare quello che in passato sono stati, come posso dire, gli orticelli, le situazioni, diciamo, più o meno volontariamente chiuse. Qui c'è necessità di aprirsi, di grande apertura fra tutti noi, perché Pisa è veramente un museo a cielo aperto. Pisa stratifica storia, stratifica epoche, e in ogni angolo offre qualcosa di meraviglioso, sia a livello proprio di passeggiata fra i palazzi che a livello di contenuti museali, spesso non conosciuti, anzi quasi sempre non conosciuti, in primo luogo dai pisani e poi anche dai turisti. Allora io mi sono preso questa missione e devo dire che ho trovato una grandissima collaborazione anche
in due persone che sono qui presenti, che è il dottor De Felice, la dottoressa Chiara Bodei, nel creare un gruppo, un protocollo che rendesse i musei pisani come un unico grande museo, il riferimento che faceva prima il professor Mancarella. Ci siamo riusciti, stiamo mettendo in campo tutta una serie di progetti. Noi ci sentiamo periodicamente, ogni 2-3 settimane facciamo il punto e progettiamo quello che possa essere delle iniziative sinergiche per il bene di tutta la città. Bene, questa è sicuramente, questo dico che è simbolico e sono molto emozionato, perché questo è sicuramente il primo grande evento che rappresenta una sinergia tra due grandissime istituzioni, che sono l'Università e l'Opera della Primaziale. Questi tre oggetti, queste tre opere d'arte che confluiscono nel Museo Egittologico rappresentano qualcosa di più di tre. Sono veramente un simbolo che Pisa sta procedendo tutta insieme e che c'è la volontà appunto di una grande collaborazione che può andare solo nel bene della città. Ora noi presenteremo a livello, diciamo, più mediatico questo protocollo nel mese di aprile, con una iniziativa anche simbolica, per la quale io ho rotto le scatole un po' a tutti in questi mesi, di esporre all'aria aperta, nei manifesti, con dei manifesti che tappezzeranno la città, le highlights di tutti i musei. I cittadini e i turisti vedranno affisse alle mura non soltanto le pubblicità dei prodotti o delle manifestazioni commerciali, ma vedranno le opere d'arte che la città custodisce. In più sarà presentato il percorso museale con realtà aumentata, che appunto unirà in un unico percorso appunto con dei contenuti a cui stiamo lavorando con grande impegno dell'università. Io qui devo ringraziare anche un non presente, che è il professor Cisternino, che ci ha messo l'anima e l'entusiasmo in questo progetto. Quindi io qui concludo, perché ovviamente tutte le cose relative a questa singola manifestazione le avete già presentate voi, però ecco, dico, anch'io sono molto emozionato, perché innanzitutto sono emozionato di essere l'assessore alla cultura della mia città, cosa che io non avrei sinceramente mai pensato di poter essere. E poi orgoglioso di questo bel rapporto, sia professionale che umano, che stiamo sviluppando insieme ai presenti e a tanti altri. Grazie infinite. Interviene ora Salvatore Stettis, accademico dei Lincei e professore emerito della Scuola Normale Superiore. Grazie mille, sono molto contento di essere qui oggi, perché mi sembra molto importante la fase di rilancio delle collezioni universitarie di Pisa che stiamo vivendo, e vorrei di questo congratularmi in particolare con il rettore Paolo Mancarella e naturalmente con Chiara Bodei, che in questa particolare iniziativa, ma non solo in questa, sta avendo un ruolo molto significativo. Parlerò molto poco e vorrei toccare soltanto rapidamente due punti. Uno, il ruolo che possono avere in generale le collezioni universitarie, di cui naturalmente questa fa parte, e due, due parole sulla egittologia a Pisa. Le collezioni universitarie sono nate per caso, sono nate quando ci sono state delle situazioni in cui un collezionista privato non sapeva bene dove destinare le sue cose e trattava una università come un altro collezionista privato, come qualcuno a cui donare le proprie collezioni, magari messe faticosamente insieme, in modo che ne fosse garantita la conservazione a lungo. Citerò due casi fra i più precoci: quello della collezione del conte di Arundel, che poi finisce a quello che oggi è l'Ashmolean Museum, una collezione importante di scultura che veniva in particolare dall'impero ottomano, Asia Minore, ma anche Grecia, ma anche dall'Italia,
e che a un certo punto ha formato il nucleo principale di quello che oggi è, con molte altre collezioni, la Ashmolean Museum di Oxford. L'altro caso è italiano ed è più antico ed è la collezione Mantova Benavides di un giurista dell'Università di Padova che la donò alla sua università. Questo è un caso molto che diventerà poi sempre più frequente, di professori universitari che lasciano la propria università o a quella in cui si sono laureati, che a volte è diversa, i propri libri o la propria collezione. In questi casi la collezione donata all'università ha una sorte molto simile a quella delle collezioni private, un po' è aperta, un po' non lo è, un po' è studiata, un po' non lo è, un po' esposta, un po' non lo è, cioè una collezione molto incerta. Non viene definita, io per quel poco che io ne so, non viene definita una specifica vocazione delle collezioni universitarie. Questa vocazione nasce più tardi nel campo dell'archeologia per la convergenza fra due fattori. Uno, il fatto che le collezioni di calchi in gesso, che erano proprie delle accademie, perché gli artisti si dovevano studiare l'arte classica, senza la quale nessuno poteva dirsi artista in quei tempi antichi, le collezioni di calchi in gesso passano dalle accademie anche alle università, soprattutto in Germania, ma non solo in Germania. La nostra gipsoteca dell'Università di Pisa, che per fortuna ha ora una sede molto degna nella chiesa di San Paolo all'Orto, fa parte di questa storia e ne fa parte con dignità. Non ne parliamo oggi, ma è una collezione che anche questa è stata valorizzata e spero che lo sia sempre di più nel futuro. L'altro elemento che ha dato alle collezioni universitarie una vocazione particolare sono gli scavi, la relazione fra lo scavo e la collezione. Quando nei tempi in cui in molti paesi chi scavava si poteva portare via un po' di roba, diciamo, in particolare dall'Africa settentrionale, dall'Asia Minore, ma anche dalla Grecia, in parte anche dall'Italia, nel corso soprattutto del tardo 800, del primo 900, molte collezioni universitarie si sono formate con dei materiali di scavo che venivano portati a Princeton o in luoghi come Princeton, formando dei nuclei. È qui che si forma, è qui, da questa doppia radice, le collezioni di gessi che servivano per studiare, che so io, il Laocoonte, a Pisa ce ne sono addirittura due di Laocoonte nella nostra gipsoteca, servivano per studiarlo senza necessariamente andare tutti i giorni ai musei vaticani, da un lato, e dall'altro lato i materiali di scavo che venivano trasportati, mettiamo, a Princeton. In entrambi questi casi la vocazione della collezione universitaria diventa la ricerca. Ed ecco che la nuova fase, della quale anche quello che facciamo oggi fa parte, questa riapertura delle collezioni egittologiche fa parte, e dà alle collezioni universitarie la loro nuova vocazione, che è quella della ricerca, che è naturalmente propria, è nel DNA, nell'anima, nel cuore delle università. E senza con ciò negare che queste collezioni vanno anche aperte al pubblico, vanno anche rese note, possono attrarre anche un turista in visita alle nostre città. Per quanto riguarda poi il mio secondo punto, altrettanto brevemente, non ho bisogno di ricordare Ippolito Rosellini, non ho bisogno di ricordare Sergio Donadoni e Edda Bresciani. Per quanto io sia vecchio non ho conosciuto Ippolito Rosellini, ma gli altri due li ho conosciuti molto bene e sono persone a me assai care, la caratteristica, una caratteristica essenziale di questa mostra, e devo dire che ho molto apprezzato Chiara Bodei quando me ne ha parlato la prima volta, è proprio di congiungere, diciamo, questa tradizione egittologica dell'Università di Pisa con il piccolo nucleo egittologico che c'è all'opera del Duomo, all'opera della primaziale. Questo è un nucleo particolare che consente di collegare
la storia delle collezioni universitarie alla storia delle collezioni del Camposanto, perché così si sono chiamate per secoli, che nascono con, che sono un episodio di museografia napoleonica, diciamo, dell'Europa di primo Ottocento, quando di musei non ce n'erano, perché spesso dimentichiamo che il museo come istituzione nasce nel 1737 a Roma, prima non c'era nessun museo al mondo e Michelangelo ha fatto quello che ha fatto senza mai andare in un museo, cioè non è che il museo sia proprio indispensabile, magari oggi lo riteniamo tale, però perché sia tale veramente dobbiamo ricordarci che dobbiamo essere noi che lo rendiamo indispensabile per il lavoro che fa, non che sia indispensabile di per sé come l'aria che respiriamo. Nell'Europa, se prendiamo il 1822, due secoli fa, in tutta Europa c'erano una trentina di musei, non più di 30, 32 musei, in tutta Europa, cioè in tutto il mondo, non c'erano altri musei. Oggi pare che siano qualcosa come 12.000, 15.000. E sono successe delle cose nel frattempo, ma questo, l'episodio della museificazione del Camposanto, che ha sempre mantenuto fino ad oggi, come è giusto, il suo carattere religioso, ma al tempo stesso è stato usato come un contenitore museale, è un episodio di altissimo significato. De Felice ci ha ricordato alcune tappe degli anni recenti e vorrei dire che il lavoro che un comitato scientifico e alcuni collaboratori che il presidente dell'Opera, Pierfrancesco Pacini, ha voluto affidare a me, è un compito molto significativo, intanto perché coinvolge praticamente tutti i collaboratori, sono dell'Università di Pisa, quindi è diventato, come diceva prima l'assessore, uno di queste cose in cui la città invera la sua vocazione alla ricerca, come non soltanto nell'università, ma o nelle altre istituzioni universitarie di Pisa, ma anche in tante altre cose, in cui c'è il CNR naturalmente, ma c'è anche l'opera della primaziale. Noi stiamo preparando un catalogo molto accurato di tutte le antichità che appartengono all'opera della primaziale, comprese quelle egittologiche che furono già catalogate da Sergio Pernigotti in un volume dell'ormai antico catalogo che fu curato da me nei primi anni Ottanta, e Sergio Pernigotti sta rivedendo le sue proprie schede che andranno ripubblicate nel nuovo catalogo. Ma poi il grande nucleo, il più grande nucleo delle antichità del Camposanto, compresi i sarcofagi che sono ancora nel Camposanto, dove furono in generale collocati proprio da Rassinio o anche prima di lui e qualche volta dopo, questi sarcofagi, le urne etrusche e così via, sono tutti catalogati da professori e allievi della nostra università. Quindi aggiungo che questo catalogo si fa anche in funzione, anche questo l'ho accennato già De Felice, in funzione di un nuovo allestimento delle antichità che sarà in stretta connessione da un lato con il Camposanto, anzi sarà un pezzo del Camposanto, perché sarà nella meravigliosa sala dove c'erano gli affreschi staccati che ora sono ritornati al loro posto, ma sarà anche in connessione col Museo dell'Opera, già riaperto nel 19, che presenta in modo assai degno le collezioni medievali dell'opera della primaziale. Insomma, questa inaugurazione che facciamo oggi dovremmo viverla, io credo, da un lato come riassuntiva di una storia molto complessa in cui l'Università di Pisa ha il suo ruolo e sarà più chiaro oggi di quanto non lo fosse fino a poco tempo fa, a qualche anno fa, da un lato, un aspetto riassuntivo, ma soprattutto un aspetto prospettivo, pensando al futuro e pensando di dare alle collezioni universitarie, che sono molto più ricche di quelle di cui io ho fatto minimamente menzione,
un ruolo nella città. Questo io credo che sia un punto molto importante, giustamente sottolineato dall'assessore alla cultura del Comune. Grazie. Parlerà adesso Marilina Betrò, presidente del corso di laurea magistrale in orientalistica, Egitto, vicino e Medio Oriente all'Università di Pisa. Bene. Grazie, buongiorno a tutti. È bellissimo essere qui oggi in questa rappresentanza di tutti quelli che sono i diversi protagonisti di questa storia complessa che sono stati messi in luce giustamente da coloro che mi hanno preceduto. Molti hanno usato la parola squadra, collaborazione e hanno proprio sottolineato, a partire dal Rettore, ma poi anche in tutti gli interventi, il punto di forza che questo è, cioè riuscire a cogliere e individuare tutte le diverse competenze, capacità, potenzialità che il nostro territorio pisano ha. E da questo punto di vista io credo davvero, io parlo qui come presidente della laurea magistrale di orientalistica dell'università, ma anche essenzialmente come egittologa, professore di egittologia, erede di quella Edda Bresciani che abbiamo richiamato qui, e come erede di una tradizione egittologica pisana che è sempre stata in fortissimo contatto, ha messo sempre in forte legame quella che è la ricerca, la scienza appunto egittologica con la cultura museale, gli oggetti museali, cioè a partire dalla spedizione di Rosellini che è stata ricordata qui appunto da coloro che mi hanno preceduto, e Rosellini era un professore universitario ma allo stesso tempo appunto è stato un archeologo, filologo, ha portato collezioni. Ora, le collezioni che Rosellini portò dall'Egitto in realtà sono quelle che sono a Firenze, e noi a Pisa abbiamo invece un'altra parte delle collezioni che però parte di quella spedizione, che è qualcosa che dobbiamo assolutamente valorizzare al massimo. Noi abbiamo già negli anni passati valorizzato il patrimonio che Rosellini ha portato a Pisa, e una parte di questo patrimonio è costituito dai meravigliosi manoscritti, disegni che sono nella biblioteca universitaria pisana, per esempio. Un altro degli elementi, dei punti di forza, non so se il direttore è qui, non l'ho visto, eccetera, ma sono tante delle parti, degli elementi che compongono la forza di questa tradizione. L'abbiamo potuto fare con un progetto che all'epoca fu finanziato dalla Fondazione Pisa e che tuttora sta dando frutti grandissimi, perché abbiamo digitalizzato tutto quel patrimonio. Bene, oggi noi stiamo continuando nell'idea di mettere in rete tutte queste realtà, e lo stiamo facendo con un progetto che ci è stato cofinanziato dalla Regione Toscana e che è un progetto che si chiama Tema, la Toscana egittologica nei musei e negli archivi, quindi mette Pisa all'interno di una rete toscana e che coinvolge per l'appunto alcuni dei protagonisti che sono qui oggi, perché coinvolge ovviamente le collezioni egittologiche in primis, la Biblioteca Universitaria Pisana, l'opera del Duomo appunto di cui ci ha parlato il dottor De Felice, ma coinvolge anche altre realtà che sono la Biblioteca Universitaria, non so se l'ho detta di nuovo, coinvolge anche realtà che sono al di là di Pisa. Per esempio stiamo lavorando con Livorno, con gli archivi di Livorno, con la Biblioteca Labronica, stanno venendo alla luce i nessi che mettono a fuoco quella che è stata la storia dei collezionisti che sono tutti passati attraverso Livorno con le loro collezioni, Rosellini comprese, quindi hanno lasciato o non lasciato tracce. Stiamo ricostruendo, diciamo, questo che poi è un flusso che va addirittura al di là della Toscana, perché si ricongiunge all'Europa intera, le collezioni che passavano e poi prendevano, diciamo, la loro via verso i grandissimi musei europei. Allora, la cosa fondamentale è proprio fare rete. Quello che questa mostra, secondo me, ha di grandioso, pur magari nelle dimensioni che possono essere più o meno piccole, ha di grandioso proprio il fatto di riuscire a mettere in rete tutto ciò, a ricostruire tanti diversi protagonismi e anche a ricostruire
le reti in cui quegli oggetti vanno rimessi, di cui quegli oggetti museali fanno parte. Questo è il segreto di ciò che devono fare gli egittologi e di ciò che devono fare i curatori dei musei: ridare vita agli oggetti ricostruendo la rete di rapporti sociali, storici, artistici che li contraddistingue. E quindi è importante, come egittologi, studiare quali furono gli artefici di quegli oggetti, quali furono coloro che li usarono, che li passarono di mano, quali furono gli archeologi o semplicemente gli abitanti dei luoghi o semplicemente, diciamo, i saccheggiatori che li immisero in un mercato antiquario, gli antiquari, e mano a mano fino al modo in cui questi oggetti poi sono arrivati nei musei e noi oggi li dobbiamo mettere in relazione tra loro. Tutto ciò è importantissimo e perciò io sono veramente grata a Chiara Bodei e a Flora Silvano che hanno messo in atto con questa prima iniziativa, diciamo, questo ricongiungimento tra queste realtà che fisicamente erano rimaste separate, no? Come la collezione di Gaetano Rosellini dell'Opera del Duomo e gli oggetti di Gaetano Rosellini che sono della collezione Picozzi, alle collezioni egittologiche. Io spero, e mi fermo qui su questo augurio, che questo sia il seme di un progetto più grande che noi, secondo me, come città di Pisa, Università Musei Pisani, dovremo mettere in atto. Il progetto tema che ho nominato cerca di farlo sul piano multimediale, sul piano mediatico, ma sarebbe bellissimo pensare a qualcosa, ad un centro di studi, un museo con mostre temporanee che riescano a mettere insieme tutta questa grossa realtà egittologica che passa da Pisa, che è partita da Pisa e che poi si è mano a mano allargata, diciamo, alla Toscana intera e all'Europa intera. Ecco, sono veramente, questo sarebbe il mio sogno e spero che questo, ripeto, sia il seme per questa cosa. Grazie a tutti. Interviene Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa. Buongiorno a tutti, ringrazio davvero tutti di aver accettato l'invito per stamani, sabato, e insomma tutta questa operazione è partita molto rapidamente e anche i tempi di avvertire tutti non sono stati, diciamo, così lunghi da consentire molto margine. E sono un po' emozionata, però io ci tenevo tantissimo a questa iniziativa, proprio in un periodo come questo in cui c'è bisogno di nuovo entusiasmo, di un po' di alimentare un pochino qualche prospettiva. Mi è piaciuto il prospettico di Salvatore Settis prima, cioè pensiamo in prospettiva, vediamo se riusciamo con la bellezza, come diceva Gianluca prima, a superare la difficoltà della pandemia. Cos'è avvenuto di loro? Avevo trovato questa domanda in un antico poeta egizio che alludeva alle generazioni passate. E questo era sicuramente il quesito a cui cercano di rispondere gli studiosi interrogando ciò che di loro rimane, delle passate generazioni, l'insieme dei frammenti materiali che ne conservano la memoria. E il ruolo del museo, secondo me, è proprio custodire per noi questi frammenti, perché questi frammenti parlano anche di noi, come siamo arrivati ad essere quello che siamo, quindi rappresentano, condensano anche un pezzettino della nostra identità. E l'interrogazione di un reperto archeologico non è mai facile, perché sono oggetti, e quindi serve una sorta di reverse engineering, qui parla la mia anima di informatica, non di egittologa, che non sono, e che porti a capire la funzione, l'impiego di quell'oggetto, che cosa racconta di una civiltà che ormai è passata. E quindi un museo trovo che sia anche un laboratorio per tornare a interrogare gli oggetti più e più volte sulla stregua di nuovi studi o di nuove tecnologie. E questo consente di porre domande nuove e di scoprire nuove realtà. E questo, secondo me, è anche il ruolo delle collezioni universitarie, dei musei universitari, che hanno la possibilità di raccontare un po' il patrimonio di tipo storico, scientifico e artistico che le università hanno raccolto negli anni, nei secoli della loro esistenza. Le collezioni egittologiche, come è stato già detto, compiono 60 anni, quindi è già un traguardo ragguardevole, e
come è stato ripetuto da chi ha preceduto il mio intervento, ci raccontano non soltanto della storia antica dell'Antico Egitto, ma anche la storia più recente delle grandi collezioni dell'Ottocento, in particolare quelle di tipo egittologico transitate da Pisa, se vogliamo, arrivate nel porto di Livorno, come veniva ricordato prima, e poi della formazione in Italia di una disciplina tutto sommato giovane per parlare di una civiltà così antica. E l'egittologia italiana sicuramente passa da Pisa e dalla famiglia Rosellini, nipote e zio, se vogliamo, fino ad arrivare a studiosi come Edda Bresciani, di cui abbiamo già sentito parlare e che danno titolo alle collezioni egittologiche da quest'estate, e come era doveroso che fosse. E da qui il tema della nostra piccola mostra, che presenta questo accostamento, questo forse inedito, tra i reperti dell'opera primaziale e i reperti nostri, che hanno in uno dei suoi nuclei proprio l'origine dai discendenti di Gaetano. E con la scusa della mostra abbiamo approfittato per rimettere mano all'allestimento del museo e abbiamo pensato di rinnovarlo. E nuovi colori, nuove soluzioni espositive, nuova illuminazione, in modo da dare alla cittadinanza anche questo piccolo quid in più. Il riallestimento rientra in una più ampia opera di ristrutturazione delle realtà che compongono il sistema museale di Ateneo, che ho l'onore di presiedere, e nel caso di questo riallestimento si tratta, come è stato già detto, ma ci tengo a ripeterlo perché è davvero stata uno degli elementi caratterizzanti di tutta l'operazione, è un ottimo lavoro di squadra, ha coinvolto diversi settori dell'Ateneo e ovviamente la ditta installatrice, l'equipe del museo, e racconta quindi di una possibile modalità anche per il futuro. Sono doverosi i ringraziamenti a chi ha reso possibile tutto ciò e quindi vi prego di scusarne la lunghezza, ma non nominerò nemmeno tutti i nomi, ma andrò anche per settori per non tenervi qui fino a sera, perché le persone che hanno partecipato sono davvero tantissime, l'hanno fatto con entusiasmo. Per il prestito naturalmente ringrazio l'opera della primaziale pisana, la collaborazione con il dottor De Felice, che è stata preziosissima, il professor Salvatore Settis, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa, Lucca e Livorno, che ci ha supportato nella tutta parte burocratica della richiesta del prestito, il Comune di Pisa nella persona dell'assessore Magnani per aver voluto attorno a sé un tavolo di direttori dei musei che ha consentito uno scambio proficuo e periodico sulle varie tematiche museali, dal cosa facciamo con questo nuovo decreto, cosa vuol dire... che è una cosa utile, anche questa, alla possibilità di pensare a collaborazioni come quella che hanno portato alla mostra di oggi. Come vi dicevo, si tratta di un grandissimo lavoro di squadra che ha reso possibile in tempi davvero di record la chiusura dell'11 gennaio, e l'allestimento della mostra e il restyling completo degli spazi. Ringrazio per questo ACME 04 per il progetto di allestimento e anche per la scelta, a mio giudizio felice, dell'azzurro, carta da zucchero, che ha rivoluzionato totalmente le cromie delle sale, spero che piaccia anche a voi, io ovviamente sono di parte. Ringrazio poi sentitamente l'Ateneo, che con i suoi diversi settori si è messa al servizio di questa piccola e grande opera, come ha detto già il Rettore, che ringrazio personalmente. E ringrazio proprio per la preziosa collaborazione il Rettorato e la sua segreteria, la Direzione Generale e la sua segreteria, vado per settori appunto per non tediarvi troppo, il Sistema Museale di Ateneo nella sua interezza, la Direzione Edilizia che ha supportato da subito tutta la parte di allestimento, la Direzione Infrastruttura Digitali, la Direzione Gare, Contratti e Logistica, il Sistema Informatico di Ateneo dell'Università di Pisa e anche la cooperativa Team Service che ci aiuta col portierato. E non finisce qua, perché poi c'è il lavoro della comunicazione che è stato fatto di sponda con la comunicazione istituzionale di Rettore e Prorettori, il Polo della Comunicazione e il Polo Multimediale del CIDIC, che è il nuovo centro per l'innovazione e la diffusione della cultura, il gruppo di comunicazione del Sistema Museale di Ateneo. Ringrazio la Pisa University Press e Claudia Napolitano in particolare per il lavoro sul catalogo della mostra che uscirà a breve e lo farà in una nuova collana ideata per l'occasione, che speriamo che prosegua anche dopo, che si chiama I quaderni del Sistema Museale di Ateneo,
è dedicata ai nostri musei e l'idea è quella di avere degli oggetti colorati e tascabili che possano raccontare a tutti i tipi di pubblico quel che ci riguarda, quindi le collezioni, le mostre e le nostre attività. Per la gestione amministrativa ringrazio la segreteria del Sistema Museale di Ateneo, ringrazio tutti i relatori di oggi che gentilmente hanno accettato di festeggiare con noi questo bel momento che dovrebbe essere perlomeno per l'Università di Pisa, per l'egittologia pisana e per la città nel suo avere potenzialità culturali e turistiche ancora da esplorare e mettere in campo. A questo proposito vi porto i saluti dell'assessore Paolo Pesciatini che oggi non è potuto essere qua con noi ma ci tiene moltissimo a ribadire il suo impegno in questa direzione, nell'impegno proprio di sostenere la città in questa opera di rete, come ha avuto modo di dire Marilina, che è una cosa che serve soprattutto adesso nel dopo pandemia, nel day after. Ringrazio poi per la cura della mostra l'equipe del museo, non potrei fare altrimenti, e oltre alla cura posso ringraziare Antonio Viti in particolare per il coordinamento organizzativo dei lavori, Chiara Gavazzi per il supporto alla direttrice, per il riallestimento e per il catalogo che sarà presto disponibile, Gianluca Buonuomini per i restauri e infine il mio ringraziamento di cuore e più grande va alla professoressa Flora Silvano, direttrice delle collezioni egittologiche che parlerà subito dopo di me e vera padrona di casa. Senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile, è una delle anime dell'operazione, di tutta l'operazione, è stata con me fin dall'inizio. Diciamo, io ho fatto un po' la frontwoman per motivi istituzionali, ma lei mi ha sempre stata accanto e ha condiviso con me tutte le scelte. Ovviamente ci ha messo tutta la sua competenza e tutto il suo prezioso contributo e anche l'ha fatto in maniera instancabile perché vi assicuro abbiamo realmente corso per poter essere qua oggi, diciamo, pronti. E soprattutto mi ha seguito in un'operazione che era perigliosa sulla carta perché era un'avventura in poco tempo con scarsissime risorse economiche e siamo riusciti, grazie all'entusiasmo di tutti, che è proprio il lavoro di squadra di cui si partiva, di cui si parlava poc'anzi. E quindi ci terremmo ad utilizzare, io personalmente come Sistema Museale di Ateneo spero di poterlo riproporre questo modello per aggiustare le altre realtà che hanno bisogno della nostra attenzione. E ci tengo anche a riprendere una delle parole chiave dell'istituzione che presiedo, che è Sistema Museale di Ateneo. Il sistema è proprio, fa pensare alla rete e fa pensare alla necessità di mettere insieme le risorse di tutti e creare anche dei percorsi non solo all'interno della città ma all'interno anche dei nostri musei. In particolare vi ricordo che in questo momento è ancora visitabile al Museo della Grafica la mostra dedicata a Netsuke o Netsuke, ora perdonate il mio giapponese non è perfetto, e collezione proprio di Edda Bresciani, quindi crea un link inevitabile con la nostra mostra di oggi. E vi ricordo anche che al Museo di Anatomia Umana sono presenti un sarcofago e delle mummie sempre di provenienza egizia, e quindi diciamo il completamento naturale della mostra di oggi potrebbe essere quello di arrivare anche al Museo di Anatomia, non oggi ma nei prossimi giorni. Credo di aver detto tutto, spero di non essere stata troppo prolissa. Non mi resta che lasciare la parola alla direttrice e sottolineare, scusate per questioni di genere, che questa è un'operazione fortemente a comando, fortemente a traino, via, diciamo, fortemente femminile, di questo sono particolarmente lieta, e invitarvi a visitare le sale della collezione chiedendo già da ora la vostra pazienza, come è stato già detto prima da Francesca Gelichi, che ringrazio per aver fatto, diciamo, la cerimoniera nell'occasione. E abbiamo problemi di contingenza degli ingressi dovuti alle restrizioni per motivi di sicurezza, quindi il taglio del nastro dovrà essere fatto necessariamente con i relatori e le istituzioni, e a seguire cercheremo di mantenere l'apertura per tutta la giornata, sarà tutto gratuito, quindi siamo felici di potervi accogliere negli spazi espositivi azzurri come ora sono. Grazie ancora di tutto e grazie a tutti.
Concludiamo i saluti con l'intervento della professoressa Flora Silvano, direttrice delle collezioni egittologiche e da Bresciani. Bene, io parlerò della mostra, la mostra che oggi viene inaugurata dal titolo Dall'Egitto a Pisa, Gaetano Rosellini e le sue collezioni. La mostra è nata da un'idea della professoressa Chiara Bodei, presidente del sistema museale di Ateneo dell'Università e con la collaborazione ovviamente dell'opera della primaziale pisana, senza la quale l'operazione non sarebbe potuta naturalmente avvenire. La mostra mette in luce la presenza di numerose antichità egizie nella città di Pisa, concentrate nei due poli museali dell'opera primaziale pisana, appunto, e delle collezioni egittologiche, intitolate dal luglio scorso, lo voglio ricordare, alla professoressa Elda Bresciani, che tanto, veramente tanto, ha operato, si è adoperata per il loro incremento e la loro valorizzazione. Le antichità custodite nei due musei pisani sono strettamente collegate alla figura di Gaetano. Gaetano Rosellini è zio di un altro Rosellini molto più famoso, Ippolito, che nel 1828-1829 diresse la spedizione letteraria toscana in Egitto su incarico del Granduca Leopoldo II. Gaetano aveva soltanto 4 anni più del nipote e partecipò proprio a questa spedizione in qualità di ingegnere e architetto e nel 1830, un anno dopo diciamo il rientro dall'Egitto, donò al Camposanto Monumentale, come già stato ricordato, una piccola raccolta di antichità egiziane, molto probabilmente da lui acquistate sul mercato antiquario o ricevute in dono durante il suo soggiorno in Egitto, non lo sappiamo, purtroppo neanche nel giornaletto di scavo di Gaetano ci sono notizie riguardo all'acquisto o al ai dono ricevuto di questi oggetti. E ancora collegata alla figura, alla stessa figura, cioè quella di Gaetano Rosellini, la collezione Picozzi, che è conservata nelle collezioni egittologiche Edda Bresciani, e fu lasciata in eredità all'Ateneo Pisano nel 1962 dalla signora Laura Birga Picozzi. La signora Birga era nata a Pisa nel 1881 ed era una nipote di Gaetano Rosellini, era figlia di Laura Rosellini che Gaetano aveva avuto dal matrimonio con Livia Giacomelli e la signora Birga, che si chiamava in realtà, non si chiamava Laura, ma si chiamava in realtà Sofia Massimina Francesca Livia, detta Laura. E questo particolare, devo dire, ha creato non pochi ostacoli nella ricerca nelle indagini che sono state condotte per chiarire il rapporto che intercorreva fra la donatrice della collezione e Ippolito Rosellini, di cui si sapeva genericamente essere una delle discendenti. Quindi la signora Sofia, detta Laura, si sposa nel 1897 con il generale Picozzi. Dal matrimonio nascono 2 figli, Livio e Giuseppina Barbara, che alla morte della madre nel 1962 adempiono praticamente alle sue volontà facendo la donazione all'Ateneo Pisano. E,
Ecco quindi, in occasione di questa mostra, all'interno di questo rinnovato allestimento espositivo, delle due sale, perché il museo che è in via Sanfrediana al numero 12 è molto piccolo, quindi gli spazi non sono naturalmente spazi grandi, e abbiamo un riavvicinamento di queste due raccolte, quella dell'opera della primaziale pisana e quella delle collezioni egittologiche da Bresciani, che in origine molto probabilmente appartenevano alla stessa collezione personale di Gaetano Rosellini. Quindi riunite in questa occasione per la prima volta. Certamente il maggiore valore di queste antichità, di questi reperti conservati nei due musei pisani, viene dal loro collegamento innanzitutto con la famiglia Rosellini, dagli inizi della storia dell'egittologia in Italia, come già stato detto precedentemente, e non di meno anche dal collegamento con i quasi 2000 reperti che furono riportati al Granduca da Ippolito Rosellini e che naturalmente arricchirono le collezioni granducali fiorentine, ed oggi possiamo ammirare ancora nelle sale del Museo Egizio di Firenze. Vi ringrazio molto. La presentazione è terminata, adesso i relatori e le autorità andranno alle collezioni egittologiche per il taglio del nastro. Si ringraziano fin da ora tutti i presenti per essere intervenuti.